Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi giovani, vedendovi camminare per le strade d'Italia, dal nord al centro al sud, in questi giorni, mi veniva in mente quella stupenda icona della Chiesa definita dal Concilio Popolo di Dio in cammino verso la casa del Padre. Il pellegrinaggio che avete fatto a piedi ha proprio questo valore e questo significato, un popolo in cammino. E quando si cammina si sta insieme, e quando si cammina si fatica insieme, e quando si cammina ci si sostiene, e quando si cammina si prega insieme, si canta insieme. È stato uno spaccato di chiesa meravigliosa che appunto richiama l'icona del popolo di Dio, dove il Cristo è la nostra guida, il nostro corifeo, e la Madonna è il segno di sicura speranza. Riconosciamo i nostri peccati. Cristo, buon pastore, abbi pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco, un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve. Quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore. Lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Parola di Dio. Salva da tutte le sue angosce.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto:
«Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Carissimi fratelli nell'Episcopato, nel Presbiterato, carissimi giovani, porto ancora negli occhi, negli orecchi, ma soprattutto nel cuore, gli echi di quanto abbiamo vissuto ieri sera durante l'incontro col Santo Padre al Circo Massimo. Quando alla fine avete acceso tutte le vostre piccole luci, sembrava che il cielo stellato si fosse riversato su quella immensa prateria. Ora è per me una gioia grande presiedere questa celebrazione con tanti fratelli vescovi, presbiteri e con voi, nell'attesa di incontrare nuovamente, tra poco, il Santo Padre. Ieri sera vi è stato vicino, vi ha ascoltato con attenzione e vi ha indicato nell'incontro con Gesù, il risorto, il segreto per una vita buona. Questa messa rappresenta non solo il culmine d'un cammino al quale vi siete preparati da tempo, ma anche il modo più bello con cui ringraziare il Signore per il dono della vita e, lasciatemelo dire, per quella speciale condizione in cui vi trovate, che è quella dell'età giovanile. Chissà come devono essere state difficili in alcuni tratti le strade che avete percorso per arrivare a Roma, quando il peso dello zaino, il caldo e la sete vi hanno fatto sperimentare la fatica e la stanchezza. Qualcuno forse si sarà chiesto: ce la farò? O più radicalmente: ma ne vale davvero la pena? Vedete, queste stesse domande se le ha poste anche il profeta Elia, come ci ha detto la prima lettura.
Sono domande profonde, cari ragazzi, domande che riguardano il cammino della vita, dove stanchezze, demotivazione, disillusioni, sfiducia sono sempre in agguato. L'esperienza di questi giorni di cammino ha contribuito a farvi capire che nessuna difficoltà e nessuna paura sono insormontabili, purché non le affrontiamo da soli. Il Signore non smette di mandare il suo angelo a portare al momento giusto ciò che serve per riprendere le forze e ravvivare il coraggio. So che molti di voi vivono la precarietà di una situazione lavorativa che vi impedisce di fare programmi per il futuro. So che in tanti provenite da famiglie dove non è facile vivere. Nemmeno voi chiudete gli occhi davanti alle tante emergenze che sta attraversando il nostro paese, anche se probabilmente vi sentite oppressi e schiacciati da problemi che riguardano il quartiere in cui vivete o la città dove abitate. Per questo e per tutto ciò che potrebbe farci sentire scoraggiati, impotenti, inutili, la figura del profeta Elia vi può parlare con forza. Anche Elia veniva da un lungo cammino in fuga da una regina iniqua che lo perseguitava da anni e per causa della quale 3 volte ha rischiato di morire di fame. La sua fuga ci fa pensare ai tanti giovani che vivono oggi sulla loro pelle la stessa condizione del profeta e che devono rifugiarsi o migrare in altri paesi a causa di guerre o dittature o carestie. Alcuni di loro, e questo è un fatto commovente, hanno camminato anche accanto a voi. E questa credo che per tutti sia stata un'esperienza bellissima. Però per noi è importante ricordare che ogni volta che il profeta pensava di morire, ha sperimentato l'aiuto di Dio. La prima volta sono stati dei corvi a sfamarlo, come a dire che nel creato ci sarebbero risorse necessarie per tutti. Dio, si legge nel Salmo, provvede il cibo ai piccoli del corvo che gridano a lui. Nel racconto biblico i corvi sono addirittura lo strumento con cui il Signore viene in aiuto al profeta. La seconda volta Elia viene soccorso da chi meno se lo poteva aspettare. Una povera donna, vedova e straniera. Questa figura ci ricorda che siamo sempre chiamati al dovere dell'accoglienza, in qualunque condizione ci troviamo. Anche chi è rimasto con poca farina o con poco olio, come la vedova che soccorre Elia, può sempre fare qualcosa, perché la provvidenza agisce sì miracolosamente, ma si serve delle nostre mani, dei nostri piedi e soprattutto, giovani, del nostro e del vostro cuore. Infine, come abbiamo appena ascoltato, quando Elia sembra al culmine della disperazione, il Signore col suo angelo lo invita a proseguire il cammino.
È proprio a partire da questa ulteriore crisi che la missione di Elia diventerà più importante. Nel momento in cui il profeta è più scoraggiato, il Signore gli dà forza e gli chiede di impegnarsi per il proprio popolo, coinvolgendo anche altri in questo servizio. Carissimi, su questo sfondo, la pagina del Vangelo di questa domenica ci fa fare un passo decisivo, quello che porta a riconoscere in Gesù il pane della vita, il pane vivo che ci assicura una vita piena, bella, riuscita, eterna. Cari giovani, come vi ha detto il Santo Padre ieri sera, non stancatevi di cercare Gesù. Lui vi capisce fino in fondo, perché Lui solo sa cosa c'è davvero nel cuore dell'uomo e nel cuore di ciascuno di noi. Il vero pellegrinaggio a Gesù come compagno di viaggio e come meta. Perciò il vero pellegrinaggio non può mai deluderci. Cari giovani, nutritevi della parola di Gesù e del pane eucaristico. Lasciatevi interpellare e incontrare da Lui. La vostra giovinezza, statene certi, allora non sfiorirà mai e continuerete ad essere un vero lievito di speranza per la nostra Chiesa e per la nostra società. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio del Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, affidiamo al Signore il cammino della Chiesa, i passi che abbiamo percorso e quelli che servono per tornare alla vita quotidiana. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Gesù, Maestro di comunione, vogliamo trovare casa nella Tua Chiesa, lo vogliamo davvero. Insegnaci la strada dell'incontro e dell'accoglienza fraterna che spalanca le porte e i cuori. Preghiamo. Gesù, Maestro di umanità, desideriamo costruire un mondo di pace. Pace per ogni popolo e nazione. Insegnaci la via della giustizia che ci porta a stare sempre dalla parte di chi è più povero e indifeso. Preghiamo. Gesù, Maestro di vita, abbiamo bisogno di testimoni appassionati e coraggiosi, di cristiani autentici nella quotidianità. Mostraci la strada della cura paziente che fa crescere e che rende liberi. Preghiamo. Gesù, Maestro di preghiera, la sete di infinito ci lascia inquieti. Noi cerchiamo il volto di Dio. Insegnaci la strada della gratitudine e della lode per contemplare il mistero della creazione. Preghiamo. Gesù, Maestro d'amore, tu sai che questa è la forza più grande, la vera forza in te. Mostraci la strada del servizio, che è compassione e vicinanza, per seminare speranza fino ai confini della terra. Preghiamo. Padre buono e misericordioso, che ci convochi per lodarti, ascoltare la tua parola e celebrare i misteri della salvezza, fa che il tuo spirito ci liberi da ogni individualismo e ci raccolga nell'unità di una sola famiglia. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
tremo il tuo saluto, ma accolgo il mio Signore, offrendogli la fede dell'umile sua serva. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, Signore, questi doni che Tu stesso hai posto nelle mani della Chiesa e con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale. Poiché possediamo fin da ora le primizie del tuo Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Della tua gloria, Osanna, Osanna.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e il nostro Papa Francesco, i nostri Vescovi, il Collegio Episcopale,
tutto il clero ed il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore risorto ci dona il suo spirito, con la gioia e la fiducia dei figli cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Thank you.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. La partecipazione a questi sacramenti salvi il tuo popolo, Signore, e lo confermi nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Cari ragazzi, sapete bene che da niente non viene niente e tutte le cose devono essere preparate con amore e con cura. Allora in questo momento desidero esprimere un grazie particolare al segretario generale della CEI, alla segreteria generale, all'ufficio di pastorale giovanile e a tutti gli uffici che hanno collaborato per l'esito di questa giornata. Bravi, meritano un applauso. E permettetemi, perché mi sono reso conto di persona di quello che ha fatto, di un grazie particolare a Don Michele Falabretti. Prima della benedizione vi faccio un augurio e penso di interpretare il pensiero di tutti i vostri vescovi e anche quello del Santo Padre che ieri sera vi ha parlato di testimonianza. Allora io ripeto lo stesso concetto, ma con le parole di Gesù. E così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andiamo in pace.